Come tutte le primavere, l'accento sulle malattie allergiche ritorna. Fino dagli inizi del secolo scorso, la scoperta del potere allergenico di alcune sostanze, in primo luogo i pollini, in un secondo momento gli acari della polvere, ha portato a una serie di scoperte che si sono susseguite fino ad oggi, fino a chiarire quasi completamente il quadro di queste patologie, che sono molto interessanti, molto complesse e rappresentano un esempio di interazione tra l'uomo e l'ambiente. Infatti, una caratteristica delle malattie allergiche è quello di essere malattie polifattoriali, sono influenzate da molti fattori, come ad esempio anche gli agenti inquinanti, che sono addirittura chiamati in causa come una delle possibili cause di aumento di queste patologie, o anche l'esposizione proprio ai singoli allergeni. La componente genetica è ormai comprovata dagli studi sui gemelli omozigoti. Le malattie allergiche sono inoltre delle malattie evolutive, cioè nel corso della vita dello stesso soggetto, il passaggio da una forma clinica ad un'altra non è un evento raro, anzi è caratteristico come nella prima infanzia siano più frequenti le sensibilizzazioni agli allergeni alimentari che poi vengono perse durante l'adolescenza. Per poi passare a forme respiratorie, così come l'eczema atopico è caratteristico del bambino e tende ad essere meno frequente nel soggetto adulto. Qual è la base patogenetica di queste malattie? La produzione di anticorpi IgE persistente e duratura nel soggetto allergico che riconosce gli allergeni come nemici da combattere. Il legame dell'allergene con il mastocita, cellula chiave nella manifestazione allergica, e il successivo legame dell'allergene con l'IgE, la degranulazione del mastocita e la liberazione di citochine proinfiammatorie è il momento iniziale delle malattie allergiche. I quadri clinici possono interessare tutto l'organismo perché la terza caratteristica fondamentale delle malattie allergiche, essendo una malattia legata a un problema del sistema immunitario, forse a uno squilibrio delle cellule regolatorie del sistema immunitario, è la sistematicità, quindi tutti gli organi e apparati dell'organismo possono essere interessati. Avremo quindi quadri clinici come la rinite asma, quadri di interessamento cutaneo come l'eczema atopico o l'orticaria, quadri a diffusione più sul sistema gastrointestinale come l'allergia alimentare e poi a seconda dell'allergene interessato avremo anche quadri particolari come l'allergia a farmaci, l'allergia a veleno di menotteri che può determinare delle reazioni anche molto gravi, ma il meccanismo di base è sempre quello della liberazione di queste sostanze da parte del mastocita, quindi l'istamina che è il primo mediatore che viene liberato e tutta la cascata proinfiammatoria che segue, la liberazione di sostanze che si è visto possono scatenare delle reazioni non solo immediate ma anche ritardate, come ad esempio il PAF, il Platelet Activating Factor, l'interleuchina 5 che richiama gli eosinofili e moltissimi altri mediatori, sono quelli che concorrono a rendere questa patologia, anche nella sua manifestazione più lieve che è la rinite allergica, una patologia da seguire perché l'evoluzione, come del resto la correlazione che ormai è comprovata spessissimo tra rinite ed asma, la unitarietà dei tessuti che esiste nell'albero respiratorio superiore ed inferiore, sono tutti fattori che ci spingono a osservare queste patologie con sempre maggiore attenzione. Diciamo il bagaglio terapeutico che abbiamo a nostra disposizione però è cresciuto con la crescita delle conoscenze in questo campo e il farmaco di base che abbiamo sempre utilizzato e continua a essere un po' il centro della nostra attenzione è sempre stato l'antistaminico, proprio perché l'istamina e però anche gli altri mediatori sono quelli che iniziano la manifestazione allergica.
allergica. E proprio nello sviluppo di questi farmaci la scoperta, l'utilizzo di nuove molecole che agiscono a più livelli e quindi su più mediatori ha arricchito la nostra potenzialità terapeutica. L'utilizzo poi di farmaci come steroidi topici per inalazione nasale e bronchiale con un'azione locale, lì dove devono agire, un assorbimento generale accettabilmente basso, ha sicuramente migliorato moltissimo la terapia anche dei soggetti asmatici. L'utilizzo di antileucotrienici, di farmaci che possono prevenire ad esempio l'asma da sforzo o migliorare anche la sintomatologia rinitica, amplia ancora il nostro quadro d'azione, fino all'uso dell'anticorpo monoclonale anti-IgE che raggiunge proprio il nucleo centrale di quella che è la manifestazione allergica, la produzione dell'anticorpo anticorpo specifico, allergene specifico. Molto interessante è lo sviluppo attuale dell'uso dei probiotici che possono stimolare la produzione endogena di sostanze che bloccano la reazione allergica, e questo forse nel futuro ci permetterà di curare queste patologie con una terapia di tipo preventivo e non successivamente allo sviluppo dei sintomi.